Questo è il tuo giorno, la Pentecoste, e questo è anche il nostro giorno, perché oggi deve avvenire l'incontro tra te e noi, tra te e ciascuno di noi, uomo o donna, ricco o povero, sano o malato, adulto, bambino, anziano, italiano, straniero. E il tuo incontro con ciascuno di noi, che si ripete la Pentecoste, lo Spirito Santo. Amen. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, e venne all'improvviso dal cielo un fragore quasi di un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti, nessuno escluso, furono colmati di Spirito Santo e cominciarono tutti, nessuno escluso, a parlare lingue nuove, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Non ho mai sentito parlare in lingue. Per loro è un'esperienza totalmente nuova, si sono ritrovati a fare una cosa di cui non avevano esperienza. E l'hanno fatta. E non erano diventati matti. Abitavano allora Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano, tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi li sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia.
vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi ed arabi, e udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Quando lo Spirito Santo viene, sa soltanto Lui quello che fa, perché è Dio, è onnipotente e agisce in tutti i campi che Lui sa che deve agire in altra persona. Io adesso do qualche traccia per capire qualche linea nella quale agisce lo Spirito Santo, ma vi assicuro, stasera ne farà molte di più. Il fatto di poter parlare lingue nuove. Noi siamo italiani. Dio parla italiano? Allora gli albanesi non lo capiscono. Dice, signor albanese, Dio parla albanese? Noi italiani non lo capiremmo. Dio ne parla tutte le lingue. Quante lingue esistono nel mondo? Migliaia, migliaia. Se ci mettiamo i dialetti, qui in Abruzzo quanti dialetti esistono? Ogni paese ha quello suo. Martinzacor, Alba Adriatica, Tirterite, ognuno parla con una vocale diversa. Più in su delle Marche altrettanto. Le lingue non si conoscono quante ne sono. Beh, lo Spirito Santo dà a ciascuno la sua lingua, una a testa, attraverso la quale parlare con Dio. E questa lingua serve per la preghiera di ciascuno di noi. Io quando mi trovo da solo, Signore, che devo dire per questa persona? Qual è il bene per questa persona? Sia fatta la tua volontà. Però se parlo in lingue è meglio la cosa. E gli chiedo una cosa che lo Spirito Santo sa che è buona per quella persona e attraverso di me glielo chiede. Glielo chiedo in lingue. Magari forse col cervello non capisco quello che dico, se il Signore mi dà anche il dono di meditazione me lo fa capire, però glielo dico. E quella grazia avviene in funzione di quella preghiera in lingue fatta per quella persona. La preghiera diventa più bella, più forte, più profonda per il dono delle lingue, sia la preghiera personale, sia la preghiera carismatica comunitaria. Sono lingue per tutti. Non bisogna essere grande, carismatico per avere questo dono. Per il popolo di Dio. È un dono umile, è fatto per le persone umili. Guardate, se uno vuole seguire la linea dei carismi, l'umiltà, che ha la bellissima incarnazione in Maria, è la strada maestra. Per usare i carismi del Signore bisogna essere e rimanere umili. Perché tanto se anche la folla ti applaude, settimana dopo ti dice crocifiggilo. Se non ce lo so già, non ti esalta quando la folla ti applaude. E non ti scoraggia quando la folla ti dice crocifiggilo. Rimani umile, cerchi solo l'approvazione del Signore. Il resto, positivo o negativo, non ti importa niente. Allora questa è una cosa che ha fatto lo Spirito Santo per gli apostoli, i 12. Ma il giorno di Pentecoste c'erano anche altre persone lì. Ne erano circa 120. Guardate questa cosa qua, quando parlavano in lingue, ognuno ha la sua lingua, nessuno capisce quello che dicono gli altri. Però quel giorno era una riunione nella quale venivano persone da tante parti della terra. Da tante parti. Quindi, qui a Martinzicolo si parla italiano, a via Marconi, dove sono quasi tutti senegalesi, si parlerà il dialetto senegalese, o il francese, che è la lingua del Senegal, quella ufficiale. Se si va di qua, ci sono diversi
tunisini, marocchini, quindi parlano arabo o il dialetto della loro zona. Con 3-4 lingue si risolve il problema del dialogo a martin sicuro. Ma a quei tempi, a Pentecoste, avete sentito che elenco, c'erano 15-20 nazionalità diverse presenti in Gerusalemme, c'erano persone che parlavano 15-20 tipi di lingue diverse. Gli apostoli parlavano lingue totalmente nuove, altro miracolo, ognuno sentiva parlare nella sua lingua originale. Questo l'abbiamo sentito tante volte, questa cosa qui. Non la voglio spiegare perciò. Ma che cosa significa questa cosa qua? Che per quante lingue possiamo parlare, quando si effonde lo Spirito Santo, tutti ci capiamo. Ma questa non è un grande miracolo, una cosa meravigliosa? Qual è uno dei problemi più gravi di oggi? L'incomprensione delle persone. Io faccio difficoltà a parlare con gli adolescenti. Mi riesce difficile entrare nel loro mondo, a capire che gli passa per la testa. Gli adolescenti con me non ci vogliono proprio parlare, perché già pensano che io sono vecchio e non li capisco più. Parlano tra di loro. Marito e moglie, vi capite sempre voi quando parlate l'uno con l'altro? O qualche volta uno parla italiano e l'altro parla arabo, o viceversa? Proprio momenti in cui si è totalmente differenti nel linguaggio. Uno pensa una cosa e la esprime, quell'altro capisce il perfetto contrario, perché nel modo suo di pensare quella cosa lì significa il contrario di quello che pensi tu. Per cui ci si parla con gli stessi termini e non ci si capisce. Non vi succede questo? Non parliamo genitori figli, figli genitori, ma linguaggi diversi, ricchi, poveri. Se uno va a scalfire con un piccolo incidente la macchina di un ricco, una Mercedes che non dice mai quanto è lunga, 5.000 di cilindrata, quello, perché hai fatto questo? Assicurazione, polizia, eccetera, perché ci deve essere con l'assicurazione intervento che mette a posto il graffietto. Quell'anno magari macchina sfasciata, così non può andare a lavorare perché si è rotta. Che gliene frega niente, quello ha fatto lo graffietto, che è colpa tua. Non capisce quello che patisce quell'altro che ha fatto l'incidente e si è sfasciato la macchina e quel carrozzone carro armato che porti ne ha fatto uno sfricetto. Guarda solo lo sfricio. Non capisce, impossibilità di capire quello che passa dall'altra parte. L'incomprensione. Allora, l'incomprensione, il fatto di parlare linguaggi diversi, pur parlando la stessa lingua, è uno dei problemi più gravi della nostra società. Vero o no questo? Lo Spirito Santo fa un miracolo così grande che se anche si parlano linguaggi diversi, ci si capisce lo stesso, tutti quanti. Ma miracolo, potersi capire, che io so che sei nel cuore tuo e tu sai quello che c'è nel cuore mio. Io capisco quello che ti passa per la testa e tu capisci quello che mi passa per la testa. Quando apri la bocca, già per metà so quello che devi dire. Perché ti conosco, so chi sei. Lo Spirito Santo mi ha fatto entrare dentro di te. È importante o no questo miracolo? Allora vedete, la Pentecoste non è sulla linea dell'acquisire poteri spirituali, essere dei superman di Cristo. È nella linea della conversione, per diventare finalmente persone che si amano. Dalla Pentecoste è uscita fuori una comunità nella quale nessuno diceva proprietà sua quello che possedeva, quindi la casa, la macchina, il conto in banca, non era mio, guai chi me lo tocca,
è nostro. Ma non perché la legge dice che è nostra, perché il mio cuore mi dice così, lo metto a disposizione di chi ne ha bisogno. La giustizia sociale, nella prima comunità cristiana, c'era già senza bisogno di fare la rivoluzione comunista, marxista. Non c'era bisogno di togliere ai ricchi con la violenza, magari uccidendoli, perché non volevano mollare per dare ai poveri. I ricchi davano di loro iniziativa a quelli che ne avevano bisogno. Ma per far questo significa che nel cuore della testa dei ricchi non c'era più il denaro come la prima cosa, c'era Cristo. Quando San Francesco parlava alle persone che hanno fatto la sua stessa scelta di lasciare tutto, di seguire Cristo umile e povero e di dedicare la propria vita all'annuncio del Vangelo, fratelli, fratelli nella fede, frati, abbreviativo di fratelli nella fede, diceva così: nel campo della natura l'amore più elevato è quello della madre verso un figlio. La madre verso il figlio, a meno che non sia una madre del genere, darebbe la vita. Se il dottore in ospedale al momento del parto dicesse: guarda, questa situazione è drammatica, qua o muori tu o muore tuo figlio per il parto, la madre vera che direbbe? Io muoio, ma voglio che mio figlio viva. E dà il gesto più eroico, la vita, per la vita di una persona, del proprio figlio, del proprio grande. Ma questa madre che morirebbe per mettere alla luce il proprio figlio, lo farebbe per il figlio di quella vicina? Quando mi occupavo di sacrificandi, mi capitò questo caso. Una vedova aveva due figli, tutti e due erano dipendenti. Lei faceva la bidella a scuola. Il secondo era più birbo del primo. Lui spacciava e riusciva nello spaccio a mettersi da parte i soldi per la prossima iniezione di eroina. Quindi era autonomo in questo. Il primo, che era proprio meno intelligente, meno svelto e pratico del secondo, non ci riusciva mai a mettersi i soldi da parte, per cui andava a casa mamma: mamma, dammi i soldi. Figli, sono finiti, dammi i soldi! Quando stava fuori di testa per bisogno dell'eroina, non ci vedeva più, disposto a fare qualsiasi cosa per prendere i soldi. Ma i soldi dello stipendio si finiscono presto e non riescono mai a soddisfare i bisogni di un tossicodipendente. Questa mamma ci ha preso più volte le botte del figlio quando non aveva i soldi da dare per fargli comprare l'eroina. Una volta ci prese tante quelle botte che le lasciò sanguinante per terra. Aveva tutta una serie di ferite dentro la bocca, non so come mettere i punti interni addirittura. Quando la portava pronto soccorso a mettere i punti interni, dice: ma signor, chi è che ti ha ridotto così? E beh, mi sono scivolata e mi sono cascata per le scale. Perché sapeva che se diceva che è stato il figlio, scattava la denuncia contro di lui. E anche se era in vita di botte, la mamma si è stata zitta per coprire, per salvare il figlio. A scuola: ma che hai fatto? Non dire che sei stato quel delinquente di tuo figlio. No, 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 mi sono scivolato e mi sono cascata dalle scale. Non ha mai detto questa cosa, che il figlio la menava per la droga, anche se le persone poi capivano da sole qual era la storia. Allora, dal punto di vista di madre, ha sofferto per coprire suo figlio, per non farlo arrestare. L'avrebbe fatto se la vicina avesse avuto due figli tossici e per avere i soldi uno di questi la riempiva di botte? Avrebbe taciuto chi era stato a picchiarla per avere i soldi per drogarsi? Allora dice: questo è così, quindi il sangue ama il suo sangue e non quello degli altri. Questo avviene così in natura. Di San Francesco: se l'amore naturale raggiunge questo livello, l'amore soprannaturale, quello che lega noi fratelli in Cristo,
cioè lo Spirito Santo. Quale più alto livello di unione si deve realizzare tra noi? A quale livello più grande di noi ci porta lo Spirito Santo? Se la madre per il suo figlio dà la vita, noi, credenti in Cristo, noi, a prescindere di essere e non essere membri della famiglia di sangue, ma per il fatto che lo Spirito Santo circola di noi, che cosa non ci dovrebbe far fare lo Spirito Santo gli uni per gli altri? E quindi si tratta di essere cortesi, educati, si tratta che tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, tu, alto, basso, grasso, magro, con i soldi, senza soldi, del mio paese, non del mio paese, non conta niente, conta che sei mio fratello in Cristo e sono chiamato dalla vita per te, perché il livello di amore tra cristiani è questo, è la croce di Cristo. Non c'è più grande amore di quello di dare la vita per le persone che tu ami. Questo vuole il Signore. Allora, vedete, il problema genitori-figli, che lontano da Cristo significa guerra, in campo cristiano si supera, perché i genitori amano i figli in Cristo, comunque sono, quello buono come quello non buono, quello obbediente come quello disobbediente, quello docile come quello ribelle, stesso amore. E i figli amano i genitori con lo stesso amore con cui sono amati, ma non dal padre e la madre della terra, dal padre del cielo, che ha detto onora tuo padre e tua madre. Onorare è più che amare, significa, che posso dire, incensare, che ci tieni proprio. Onora tuo padre e tua madre. Allora, non perché se lo meritano, non perché mi dicono di sì quando gli chiedo i soldi, gli chiedo di uscire e tornare tardi la sera che vado in discoteca, non c'entra questo. Se anche mi dicono no, onora tuo padre, onora lo stesso, perché li amo in Cristo. Allora il livello di unione della comunità cristiana, quanto è grande, quanto è elevato. C'è qualche parrocchia che ha raggiunto questo livello di unione? In qualche parrocchia i parrocchiani mettono in comunione i loro beni, le case, i soldi. Noi parroci, qua parrocchia Sacro Cuore, Madre Teresa, Villa Rosa, mettiamo in comune i nostri beni. Non lo fa nessuno questo. Perché? Perché ci siamo allontanati dallo Spirito di Dio. Siamo diventati lontani da queste cose. Guardate, questo lo dico a vergogna nostra, dove sta la Bibbia. Atti degli Apostoli. Erano perseveranti nel segno degli Apostoli e nella comunione, nello spettare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Oggi dove stanno questi prodigi e segni? Fatti per opera dei successori degli apostoli che sono i vescovi. Chi sono? Tutti i credenti stavano insieme, avevano le cose in comune, vendevano le proprie proprietà e sostanze, le dividevano con tutti secondo i bisogni di ciascuno. Chi è che vende i suoi beni per dargli ai poveri? Qualcuno lo fa? Vabbè che oggi non si arriva per vivere, ma spontaneamente chi dà i beni per i poveri? Chi di coloro che hanno più dei beni che servono per vivere per sé e per la famiglia, poi il resto lo dà ai poveri? E la comunità fatta così, cosa succedeva? Che loro lo davano Dio ogni giorno e godevano in favore del popolo. La gente che non era cristiana a Gerusalemme, oh, e chi è che fa questo? Ma quelli si vogliono bene davvero. E il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Cioè la comunità di Gerusalemme era una comunità in crescita numerica. Cresceva di numero la comunità cristiana delle origini. Le nostre comunità parrocchiali crescono di numero?
sempre di meno le persone. Ma perché manca questo potente dello Spirito Santo in noi? Ancora, Pietro che fa il miracolo della guarigione dello storpio, Pietro è il primo Papa, non aveva studiato teologia, non era laureato, eppure quando si tratta di uno storpio davanti ai suoi occhi che gli chiede la carità, gli sa fare questo. Guarda, dice, poveracci, io non ho né oro né argento. Oggi sarebbe, io non ho né euro né dollari da darti. Ho un'altra cosa però che ti risolve il problema meglio dei soldi che tu chiedi in carità per vivere. E ti dico, nel nome di Gesù il Nazareno, alzati. Quello si alza e cammina. Questo è il primo Papa. Papa Francesco le sa fare queste cose? Onestamente le sa fare? No. È il successore di Pietro, però. Non mi prendete per eretico. Io non sto predicando ribellione alla Chiesa Cattolica. Sto predicando un risveglio cristiano dentro la Chiesa Cattolica. Dentro la Chiesa. Ancora. Molti segni e prodigi avvenivano per il popolo, però per gli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Sempre più venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle lettucce e barelle, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti impuri. E tutti venivano guariti. Questa è parola di Dio. Tutti venivano guariti. Dov'è una cosa del genere oggi? Dove si vede? Noi abbiamo una fiacca spirituale immensa. Ci siamo svuotati di Spirito Santo, non ci rendiamo conto quanto. Per cui qualsiasi cosa cattiva prende, perché non trova ostacoli. Ecco, chi si conosce un po' la medicina, il corpo umano ha le sue difese immunitarie. Se uno ha le difese immunitarie buone, quando, non so, d'inverno si pigliano le malattie di stagione, a cambio di stagione, arriva l'influenza, arriva... Tu puoi andare a visitare uno che è malato di influenza e quindi entri a contatto con i virus che stanno nell'aria, che questo ernotisce e spruzza tutto quanto, e non la prendi. Perché il corpo in contatto con quei batteri che ti reagisce e li uccide. Il corpo impedisce con le sue difese di essere invaso da quella malattia. Allora tu vai a trovare una persona malata, l'aiuti, non ti prendi quella malattia. Anzi, una volta che col primo hai fatto così, il corpo ha creato le difese, ancora di più diventi forte e non te la prendi. Qui invece, in campo spirituale, non c'è una cosa cattiva che non riesca a prendere nel popolo di Dio. Ecco, corrispondente al corpo che non ha le difese immunitarie buone, e si becca tutte le malattie. Tanto è vero, per esempio, la AIDS, è la famosa malattia dei tossicodipendenti di cui tutti hanno terrore. La AIDS, nessuno muore da AIDS. La AIDS però è quella cosa che distrugge le difese immunitarie del corpo, per cui il corpo, quando uno si prende la bronchitella, che 2 settimane, massimo 3, ti guarisci, quello con la AIDS ci muore stecchito, perché non riesce a sconfiggere il batterio che dà quella malattia. Perché le difese immunitarie di quella persona sono azzerate dall'AIDS. Allora, che cosa non è passato di zozzo in Italia in questi ultimi anni, a livello religioso, a livello civile? Tutto. E non si riesce a trovare chi si opponga nettamente a queste cose. Quando c'è stata la battaglia per i crocifissi,
Qualcuno ha chiesto che i vescovi italiani prendessero posizione contro sentenza europea che dice, il vescovo ha detto, beh, questo basta che la gente prenda posizione. Ma come? I primi che devono difendere il Vangelo lo dicono agli ultimi di farlo? Per la famiglia, non ne parliamo. Una fiacca immensa, ci sta entrando di tutto in Italia. Tutte le tozzure, tutte. La prostituzione, mi ricordo quando ero ragazzo, non esisteva qui da noi, c'era soltanto la bonifica dove c'erano le prostitute anziane, cioè quelle che da altre parti ormai con le vecchiaie non riuscivano a fare più niente, andavano lì, qualche pentito ci andava, avevano il loro pappone, la cosa finiva lì. Poi all'improvviso hanno cominciato ad arrivare le nigeriane, venivano due treni neri pieni di da Rimini, uno alla mattina e uno alla sera, c'erano i turni. Qui non potevano abitare perché non accettava nessuno. Venivano da Rimini, avanti e indietro col treno tutti i giorni. Poi sono venute gli albanesi, no scusate, prima le bosniache, croate, con i papponi serbi. Poi sono venuti gli albanesi che sono papponi più cattivi dei serbi, quelli che hanno fatto la politica etica, che hanno cacciati via loro, ci sono messi loro sul territorio dove stavano le prostitute dell'est e poi tutto il resto. Insomma, è diventato un luogo dove la prostituzione si è moltiplicata. Nel frattempo che cosa è successo? Che qui la gente ha cominciato a vedere che con le prostitute si fa i soldi. Tu c'hai l'appartamento che affitti soltanto d'estate al turista, lo fai a nero che così non ci paghi le tasse, quello ti viene un mese, l'appartamento resta libero, nel frattempo è guadagnato, se d'inverno da settembre a maggio ci metti una, due, tre, quattro, cinque prostitute e quelle pagano, prima facevano pagare 500.000 lire a testa, o 500 euro a testa per cinque, sono 2.500 euro al mese, puliti. Allora invasione di prostitute della zona, negli appartamenti, per fare prostituzione sugli appartamenti, per andare a prostituirsi in bonifica, o perché business, perché per i soldi, dice, non importa che ci metti dentro, l'importante è che paga, questo dicono la morale di quelli che affittano. Si è rovinato il paese, si è rovinato San Benedetto del Tronto, prima hanno mutato le russe, a San Benedetto del Tronto, poi tutto il resto, con questo criterio, ma come dovrebbe dire non importa chi ci entra? Importa chi ci entra, e tu non puoi guardare i soldi, quelle pagano, ce l'hanno, no, ci metti una famiglia di sposi novelli, ci metti una famiglia di sfrattati, ma se mi paga, se non mi... un attimo di dire la cinghia, ma dà possibilità a persone di vivere, e non speculare sul male. Questo è successo. Questo crollo morale, per Dio quattrino, ha fatto invadere la zona di porcherie, di qualsiasi genere. Allora, noi perché stiamo qui oggi? Anche se siamo una piccola minoranza, qui deve essere il discorso dell'incontrario. Bisogna tornare pieni di Spirito Santo, ferventi per Cristo, così ci vuole il Signore. Vedete, Pietro, quando si trattò di dare la vita per Cristo, quando Gesù fu crocifisso, lui stava a pregare con Gesù nel Getsemani, insieme a Giacomo e Giovanni, loro credevano di poter combattere con il Signore, invece Gesù pregava e loro si addormentavano. E Gesù dice, ma che fate? Vegliate e pregate per... Che significa allora? Che la tentazione per loro era di addormentarsi. Quel sonno non era un sonno perché avevano mangiato troppo e avevano bevuto alcol per cui gli veniva sonno dopo pranzo, dopo cena, cena pasquale. Era un sonno spirituale, perché se loro non pregavano
non erano forti per affrontare il momento a che stavano andando incontro. Quando Gesù Cristo viene, o meglio, vengono le folle, le persone armate di spada per arrestarlo, loro devono agire cristianamente come Gesù aveva insegnato a loro per 3 anni. Cosa fanno invece? Tirano fuori la spada e Pietro dà un colpo al servo del sacerdote e gli stacca l'orecchio, perché loro pensano di difendere Gesù Cristo con le armi, non con le armi cristiane, con le armi del mondo. E Gesù Cristo dice: oh, ma che stai facendo? Forse che io non devo bere il calice che devo bere? Tu non mi puoi difendere in questo modo. Questo non è il modo per portare avanti il progetto di Dio su di me e su di te. Rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Chi usa violenza morirà di morte violenta. E Gesù Cristo si china a terra, riprende l'orecchio staccato del sommo sacerdote e fa un miracolo al nemico suo che è venuto ad arrestarlo, riappiccicandoglielo. Quindi Gesù Cristo ha fatto le guarigioni pure ai suoi nemici. Questo dovrebbe dare coraggio a chi è malato della malattia. Gesù Cristo ha guarito pure il nemico, figuriamoci gli amici. Ha fatto questo il Signore. Pietro, allora, visto che non poteva difendere con Gesù Cristo in un altro modo, non sapeva che fare. Non è che non c'era qualche cos'altro da fare, lui non sapeva che fare. E scappa via insieme a Giacomo e Giovanni. E Gesù Cristo dice allora: ma se voi siete venuti ad arrestare me, lasciateli in pace. Io sono quello che dovete arrestare, non li arrestate questi. Quindi scappano via, perché non sanno che cosa fare se non difende Gesù Cristo. Perché? Perché mancava a loro la forza dello Spirito Santo. Non potendo difendere con le armi, allora li piglia la paura di morire. Le armi gli davano sicurezza, perché dice: almeno ci difendiamo. Gli prende la paura di morire. Per cui quando Pietro poi di nascosto va nel cortile del sommo sacerdote a vedere che fine fa Gesù Cristo, e la serva lo riconosce, lui nega di essere stato discepolo di Cristo. Tu sei uno di quelli. No, io no, assolutamente. Mai visto Gesù Cristo? No, tu c'è l'accento galileo. Qui siamo nella Giudea, tu parli galileo, sei come Gesù Cristo che è della Galilea. No, io assolutamente. Bestemmia Gesù Cristo pur di dire che lui non era per salvarsi la pelle. Lui non era pronto, non era spiritualmente forte di poter reggere il peso della croce per essere testimone di Cristo, per fare vedere di Dio. Ci entrerà più tardi, quando poi, durante l'evangelizzazione di Roma, alcuni decenni dopo, lui darà la vita sul Colle Vaticano, crocifisso a testa in giù. Lo Spirito Santo gli ha dato questa forza di farlo. L'ha maturato spiritualmente per poter leggere la prova in quel modo. Morendo così, lui ha dato gloria con la sua morte a Dio e non ha fatto purgatorio, perché l'ha fatto in questa vita direttamente in cielo. È morto nel modo che non c'è un modo più grande di essere unito a Cristo durante la vita di questo mondo come quello di morire per il Signore. Tu lasci la vita per Cristo, allora butti via la vita che deve finire comunque per prendere la vita di Dio. Il martirio è la forma di morte più grande per un cristiano. Ha fatto questo perché era pronto per farlo, perché spiritualmente era forte nello spirito, tanto da poter dare la vita per Cristo. Qua dentro c'è qualcuno che è capace di farlo? Questa è la debolezza spirituale. Guardate, quando ero parroco San Giovanni Colonnella, nel gruppo dei giovani della parrocchia si erano uniti 2 fratelli marocchini. Adesso il periodo della Madame. Loro dicevano, ecco adesso, facciamo il Ramadan.
noi ci alziamo presto la mattina, facciamo colazione, pranzo, prima che venga la luce del giorno. Poi tutto il giorno non possiamo né mangiare né bere. Dopo il tramonto, quando ci è andata via, facciamo cena. Adesso d'inverno, dico d'estate, con sto caldo è duro fare così. Lo fanno il Ramadan per Allah. E diciamo questo ai ragazzi della parrocchia, i quali, ci fosse uno che avesse detto io faccio quaresima, di fronte al fatto di uno che metteva in evidenza la sua religione, nessuno sapeva prendere difesa del cristianesimo. Di tutto perché non praticavano. E il gruppo dei giovani perché così ci trovavano lì in parrocchia, ma non per convinzione interiore. Ma di conseguenza, di fronte a due islamici, si sono mostrati deboli. Non hanno saputo tirare fuori la religione loro. Il cristianesimo. Chi è che difende il cristianesimo oggi? Attenzione al discorso dell'accoglienza. Accogliere una persona non significa diventare come quella. Accolgo te, ma se le tue idee sono storte non le condivido e ti dico qual è la cosa giusta. E se non la accetti, fai come ti pare a te, io non ti seguo nella tua scelta. Oggi occorre tornare ad essere forti nello Spirito Santo, per cui la Chiesa tutta, dal capo all'ultimo dei cristiani, e quindi compreso noi, abbiamo bisogno di una nuova Pentecoste, la quale innanzitutto significa che lo Spirito di Dio è sceso qui, dentro. Guardate, quando lo Spirito Santo è sceso in quella stanza dove erano uniti nel cenacolo, che dice? Che un vento impetuoso che riempì tutta la casa dove stavano. Riempì tutto. Quel vento ha dato la pienezza. Riempire significa pieno. Fuori e dentro. Pieni di spirito, completamente pieni di spirito. Gesù, quando era sulla terra, era l'unico che poteva dire di essere Cristo, l'unto dello Spirito Santo. Quando c'è stata la Pentecoste, ogni persona che ha ricevuto lo Spirito Santo poteva chiamarsi Cristo. Anch'io sono Cristo, cioè unto dello Spirito Santo. Io spero che stasera tutti coloro che usciranno da questo incontro siano Cristi, pieni di Spirito Santo. Prego. Don Marco Cristo, Elena Crista, Giancarlo Cristo, oddio, Tonino Cristo, Adamo Cristo e così via. Tutti Cristi. Tutti pieni di Spirito Santo. Poi, guardate questa cosa. Lo Spirito Santo ha dato agli Apostoli la capacità di scavalcare i limiti della natura e le forze del male. Cercate di capire questa cosa qui. La nostra natura umana, conosciamo bene i limiti di questa natura. Il corpo ha limiti di tempo. Uno ha una marea di limiti. Quanto tempo posso stare senza respirare? Un minuto e mezzo, due. Poi muoio soffocato, perché è impossibile vivere senza respirare, senza ossigeno. Questo è un limite. Abbiamo i limiti dello spazio. Oggi siamo qui a Martinsicuro, in via Napoli 9. Non possiamo essere contemporaneamente ad Ancona, in via Umberto, non so che cosa, numero 15. Siamo limitati nello spazio. Siamo limitati nel tempo. Il nostro tempo significa che c'è un inizio e c'è una fine. Tutte le cose umane hanno questa regola, un inizio e una fine. Questi sono i limiti della natura. Nella natura limitata agisce lo spirito del male per fare danno. Se lo spirito del male assale un corpo sano di salute, il corpo vince
o vince lo spirito del male dandogli la malattia? Risposta. Vince lo spirito del male e fa venire la malattia alla persona sana. Anche se la persona sana ha ottimi, ha un sistema immunitario nel massimo della sua efficienza. Perché lo spirito del male è superiore alla natura umana. Quando mi chiamarono qualche anno fa per confessare, c'era un gruppo di ragazzi al campeggio che per gioco, in un momento in cui non sapevano che fare, si poteva fare lo spiritismo. Siccome lo spirito, quando si è messo a fare lo spiritismo, è venuto davvero, loro credevano che fosse uno scherzo, invece hanno cominciato a vedere dei fenomeni, per esempio l'orologio, che senza che se lo toccasse tornava indietro. Un oggetto che stava a casa di Andrea sul comodino, lo trovavano a casa di Gabriella nell'armadio, così, senza che nessuno se ne sia spostato. Allora si sono presi una fifa, perché loro questi fenomeni non l'avevano chiesto e non riuscivano a gestirli, e ce l'avevano di continuo. Si erano beccati una specie di infezione spirituale e uno spirito creava questi fenomeni e li terrorizzava. Alla fine sono decisi di chiamare il prete numero uno per confessarsi. Non lo facciamo più, non lo facciamo più! Per la paura. Speriamo che abbiano anche capito perché era l'errore. E hanno chiesto che queste cose finissero, perché vivevano spavento, perché vivevano delle cose che superavano le leggi della natura. La traslazione di oggetti in natura non esiste. L'orologio che torna indietro, quando invece è costruito per andare avanti, non esiste. Perché torna indietro sotto gli occhi delle persone? Viviamo in terrore di queste cose qui. Lo spirito del male è superiore alle forze della natura. Lo Spirito Santo è superiore allo spirito del male, che è superiore alle forze della natura. Per cui, di fronte a un corpo distrutto da una malattia causata dallo spirito del male, o anche un difetto di natura, causato dal peccato originale, ma comunque una malattia che ha distrutto quel corpo, lo Spirito Santo ha potere di dare guarigione e far tornare quel corpo in salute. E questa è una meraviglia. Questa è una cosa grande. Che possa avvenire una cosa che è più forte di ciò che distrugge la natura, più forte dello spirito del male che distrugge la natura perché è più forte di essa. Allora, alla venuta dello Spirito Santo sono associate guarigioni e liberazioni. Perché queste dimostrano e fanno vedere qual è il lavoro dello Spirito. Se nei cuori dello Spirito Santo può togliere i peccati e far tornare le persone ad essere figli di Dio, nei corpi lo Spirito Santo è guarigione. Nei corpi lo Spirito Santo è liberazione. Perché è così? Perché è più forte dello spirito del male. E nella comunità cristiana le malattie scompaiono. Sono nel caso in cui il Signore chiami qualcuno a portare la croce e di essergli fedele anche dentro la malattia. Ma quelle sono casi, le anime vittime, sono le anime espiatrici, che è un'altra cosa. Ma normalmente è così. Via le malattie nella comunità cristiana. Perché chi segue il Signore guarisce, perché il Signore si riempie di Spirito Santo. Dentro e fuori. Lo Spirito Santo è stato diffuso nel mondo per salvare il mondo. Gesù Cristo, quando è morto in croce, risorto e sceso dal cielo, ora siede alla destra del Padre. Lui è fatta, si è salvato, è diventato da uomo pari a Dio. Ma perché la sua salvezza venga a noi, deve avvenire qualche cosa che ce la trasporti, che ce la applichi a noi. Questa realtà che applica la salvezza a noi è lo Spirito di Dio. Guardate che razza di roba. Questo stamattina ci ripensavo quando spiegavo queste cose ai parrocchiani. Le persone che hanno dentro di sé il male sono persone morte. Qualsiasi cosa che dice
pensa o fa una persona che c'è la morte nel cuore è una cosa deleteria, distrugge. Vabbè. Se un coniuge ha la morte nel cuore e l'altro no, quel coniuge la morte nel cuore, quando parla, dice, fa, distrugge la vita di quell'altro e lo fa soffrire. Casomai è capace di elencare i mali che l'altro, oppure gli atti di amore che l'altro non ha saputo fare verso di lui. Ma non sa amare quella persona, perché porta la morte nel cuore. Quello che dice, fa, pensa, la persona che ha la morte nel cuore, corrisponde al disastro verso quell'altro. Quando un giovane e una giovane si innamorano di un altro perché è bello fisicamente, quindi c'è l'attrazione fisica verso quella persona, però dentro quel bel corpo c'è una persona che è morta interiormente, la persona che è morta interiormente rovina la persona che gli si è attaccata, che lo ama, perché lui non sa dare altro che morte. Quando lavoravo in campo di tossicodipendenti, se c'era un ragazzo tossico, un ragazzo gli si innamorava, non riusciva quasi mai che il ragazzo tossico smetteva di drogarsi perché la ragazza che non ti drogava riusciva a tirarlo fuori dalla pozza. Era sempre in rovescia. La ragazza dopo uno, due, massimo tre anni era tossicodipendente anche lei. Come peggio del ragazzo. Perché il ragazzo, ma come se tu ami una persona, la rovini, la porti dentro la tua fossa, la dovresti fare in rovescia, farla felice. No, chi porta la morte nel cuore non sa fare felice nessuno. Il massimo che può fare è riuscire a portare la persona che ti vuol bene nella porta dove stai tu. Questo è il risultato. Come vedete, i nostri politici che sono atei e massoni, che hanno voluto che l'Italia si staccasse dalla religione cristiana perché non esiste più la religione di Stato, che cosa hanno fatto? Sempre una massa di leggi, una peggiora dell'altra, in nome di quello che loro credono che sia una cosa buona, è invece ciò che fa male al popolo. Per cui giù il disastro. Doveva essere una cosa buonissima per l'Italia poter entrare in Europa. Da quando l'Italia è entrata in Europa, disastro economico, disastro morale, disastro delle attività commerciali. È stato peggio. Chi ha avuto l'idea che pensa che fare qualsiasi sforzo pur di portare l'Italia in Europa ha fatto fare disastro prima per poterci entrare e disastro dopo per poterci, dopo essere centrati, doppio disastro. Giù il popolo italiano. E poi sempre peggio. Perché chi ha la morte in se stesso non sa fare altro che dare cose che fanno male agli altri e portano le persone giù dove sta la persona che ha la morte dentro di sé. Chi ha lo Spirito Santo fa il contrario, perché lo Spirito Santo è spirito di vita, ti dà la vita e ti rende capace di fare vivere gli altri. Per cui dai gioia, per cui dai amore, per cui dai sorriso, per cui capisci, per cui diventi una persona che sa operare il bene in qualsiasi forma, ma sempre e soltanto il bene. Per cui oggi, e basta con le mie chiacchiere, chiederemo in lungo e in largo il dono dello Spirito al Signore. Vanessa, ti prego, ritorna che adesso cominciamo. Qualcuno va a chiamare, ecco. Ah, bravo, non sapevo che sentire. Lo chiederemo in lungo e in largo lo Spirito del Signore oggi. E poi cominceremo la nostra vita a starci attenti a come lo Spirito Santo ci guida e ci illumina, ai doni che ci dà. Se il Signore Spirito Santo mi dà un dono, è perché Lui ha un progetto, perché Lui lo mette a frutto per le persone. Ci sono le persone che avranno bisogno di quel dono che lo Spirito Santo deve, non perché sono bravo io, ma perché Lui mi usa e dà alla persona ciò che gli serve. Quando Gesù Cristo ha mandato gli apostoli a dar mangiare a 5.000 persone con 5 pagnotte, ha usato delle persone perché arrivasse un dono agli altri. Ma Lui voleva che loro ci mettessero quello che ci avevano,
e ci mettessero se stessi. E il miracolo è avvenuto. Dio vuol fare miracoli attraverso di noi. Occorre persone che si fidino di Lui, che credano di poter operare con la forza dello Spirito Santo. È impossibile che avvengano incontri di preghiera come questi e poi non avvengano delle grazie straordinarie al loro interno. In questo incontro devono avvenire delle grazie interiori e fisiche, perché lo Spirito di Dio è all'opera, perché le persone ne hanno bisogno. Forza allora, invochiamo lo Spirito del Signore, mettiamoci proprio in questa disposizione. O Spirito del Signore Gesù, nessuno di noi può comandarti. Noi ti chiediamo per pietà, per misericordia, di effonditi su di noi, perché ne abbiamo veramente bisogno. E quando tu vieni, o Spirito Santo, guariscici in tutte le dimensioni del nostro essere, spirituali, fisiche, liberaci da ogni catena del male. Fatti sperimentare quello che sperimentarono Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso e gli altri il giorno della Pentecoste. Portiamo Gesù Eucaristia, perché è Lui che fonde lo Spirito, e cominciamo a invocarlo.
scusate, possono alzare le mani quelli che non hanno seguito le catechesi per le funzioni dello spirito? Però, no, una, per sbaglio, il corso, sono 6 catechesi e poi ce ne saranno altre dopo le fusioni. Le seguite? Sinceramente. Prendete una sedia e mettetevi qua. Seguite su YouTube, no? Sì. La fusione, la preghiera di fusione a Morciano. Sì. Non sapevo di avere tanti ascoltatori. Fate le bugie perché lo spirito potete ingannare a me, ma non lo Spirito Santo. Mai avuto un'effusione così grande, tanti fusionanti. La prima e la seconda fila, lasciate lo spazio per far passare una persona. Spirito del Signore Gesù, tu ami ognuno di questi fratelli e sorelle e anche in coloro che ti hanno già ricevuto e hanno cominciato un rapporto personale con te. Tu hai dimostrato cose nuove e vuoi un accrescimento della vita interiore di ciascuno. Che momento potente. Ti preghiamo, Spirito Santo, fa fare la Pentecoste a questi fratelli. Questi fratelli ti desiderano, hanno ascoltato la tua parola, ti vogliono scoprire. Spirito di Dio, scendi su di loro. E fondi su di loro. Maria, ti prego, per la parte umana che ciascuno di questi fratelli e sorelle dovranno mettere nel momento in cui lo Spirito di Dio scenderà su di loro. Tu hai saputo metterti nella condizione interiore la migliore che poteva esistere per poter ricevere lo Spirito.
e l'ha espressa la tua attitudine interiore dicendo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo dirlo al Signore, quello che ha detto Maria all'angelo, quando ha annunciato il piano di Dio su di lei. Voi tutti avete un progetto di Dio su di voi. Il Signore sa bene perché vi ha creato, che cosa ha in mente di fare su di voi ora. Diciamoglielo. Offriamoci a Lui. Eccomi. Sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Diciamolo bene. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Spirito Santo, scendi di loro. Potente dell'Altissimo, coprili con la tua ombra. Prima tutti insieme. Prego. Spire fondi in noi, Padre fondi in noi, lo Spirito d'amore. Padre fondi in noi, Padre fondi in noi, lo Spirito d'amore. Gesù è fondi noi, Gesù è fondi in noi, lo Spirito d'amore. Gesù è fondi in noi, Gesù è fondi in noi, lo Spirito d'amore. Messo. Viene Santo Spirito. Ai nagia te anagel kene maiesho. Ariat mena gel cane in tiana che coiasti. Zete na gel cane na ieri na che co. Iate anena gel tene na io. Iri na ieri na mage go. Tini na ieri na kenta. Oi tina gel hai, arina gel hoi na yete na yo. Go
Zot nagel kayani nagel era yere nagehu Madi migal tene au arina yere nageya Etena yere nagel to dina yere nagehu Yati nagel koine na yorina hu Taini na yere na kete na ye Iote na gel tani na yere na ge kohutri ari na ye Shori da gel kaini na yore na kohon Taire na yere na yere ma 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 Oiri na gel te na yere na ge Yati nagel hayri na yeri na ge koti ayri na yeti na ye Ayyani na ye Yati rana nagel hayri na yo Zodi nagel hayri na yeri na ge go Ayri na yeri na ge ho Yati na kehene na yere na kehe antara ma yo Ayri na ye Yati na gel hayri na yere na ge gonta Ayri na yere na ge ho Yari na ye ma ya o Go hayri na yere na ge ne yo Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni, Spirito, forza dall'alto del mio cuore, Spirito, forza dall'alto cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni, Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Spirito, del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Spirito, del mio cuore, fammi rinascere, Signore. Nascere, Signore, Spirito. Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni, Spirito, forza. Spirito, vieni Spirito, dall'alto del mio cuore, mi rinascere, Signore, Spirito. Vieni in me, vieni in me. Yeah.
vieni in me, il Spirito, tanto del mio cuore, rinascere il Signore, Spirito. Vieni, alza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Spirito, alza del mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito.
Spirito Santo, e ahimè un cuore nuovo. Asmami. Santo, e ahimè un cuore nuovo, asmami come tu sai, l'immagine del risorto. Vieni, Spirito Santo, che ahimè l'immagine